giochi di dicembre. Dopo l'arrivo delle nuove console e dei giochi più attesi di quest'inverno, il 2013 si chiude con un mese povero, sebbene non manchino nomi altisonanti. Cominciamo infatti con il ritorno di Broken Sword, la storica serie di avventure grafiche che, con The Serpent's Curse, arriva al quinto episodio. A differenza degli ultimi capitoli, Broken Sword The Serpent's Curse torna alle classiche meccaniche 2D del franchise, pur avendo una grafica tridimensionale. Protagonisti saranno ancora una volta George Stobart e Nicole Collard, in un viaggio per il mondo nel tentativo di svelare una cospirazione legata ai Vangeli Gnostici. Per gli appassionati di JRPG passiamo a Bravely Default, seguito spirituale di Final Fantasy The Four Heroes of Light. Si tratta di un RPG decisamente tradizionale, con combattimenti a turni, incontri casuali, evocazioni e un sistema di professioni simile a quello del classico Final Fantasy V. Ambientato nella terra di Luxendark, il gioco vede protagonista Tiz, un giovane destinato a diventare un guerriero della luce, ma che è costretto a lasciare la sua terra natia per salvare la sua amica Agnes. A quasi un anno di distanza dall'uscita su PC, Scribblenauts Unlimited arriva finalmente anche su 3DS e Wii U. L'idea alla base resta la stessa: digitare il nome di un qualsiasi oggetto, vederlo comparire su schermo e utilizzarlo per risolvere piccoli enigmi ambientali. Tra le novità spiccano molte più parole, una modalità per due giocatori su Wii U e un editor con cui creare strampalati oggetti e condividerli con gli amici. Le versioni per console Nintendo hanno inoltre una simpatica esclusiva. Il giocatore potrà infatti scrivere il nome di personaggi storici come Mario, Link e Donkey Kong per evocarli e interagire con loro all'interno del livello. Senza dubbio, il gioco più importante del mese, Gran Turismo 6, chiude in bellezza l'annata di PlayStation 3, portando sulla console Sony la versione definitiva del gioco di guida di Kazunori Yamauchi. Da un punto di vista grafico, il titolo godrà di un sistema di illuminazione più avanzato, oltre ovviamente ad ambienti ed auto più dettagliate. Più evidenti sono però i passi fatti in avanti in termini di guidabilità, grazie ad una migliore fisica delle sospensioni. Non sarebbe però Gran Turismo senza l'immensa quantità di contenuti, e anche stavolta i giocatori potranno divertirsi con un enorme numero di competizioni, vetture e tracciati. Chiudiamo con Wii Fit U, l'ultima versione del gioco di fitness targato Nintendo. Tra le novità principali spicca il Fit Meter, un nuovo accessorio da portare sempre con sé durante la giornata e grazie al quale calcolare informazioni come il numero di passi, le calorie bruciate e i metri percorsi. Tutti i dati vengono poi trasferiti all'interno del gioco per un allenamento ancora più preciso. Oltre alla classica Balance Board, Wii Fit U sfrutta anche il Gamepad, sia per alcuni minigiochi, sia per poter portare avanti gli allenamenti anche senza l'utilizzo della TV. Il tutto è arricchito da tanti nuovi esercizi, alcuni dei quali basati sulla danza.